Una specie animale composta interamente da generali Patton non avrebbe alcun futuro, così come una razza in cui fossero tutti Van Gogh. Preferisco pensare che la Terra ha bisogno di atleti, ma anche di filosofi, di sex symbol, ma anche di pittori e scienziati, degli affabili e dei duri, dei freddi e degli emotivi. Ha bisogno di chi è capace di dedicare tutta la vita a contare le goccioline secrete dalle ghiandole salivari del cane in questa o quella situazione. Ha bisogno di chi sa raccontare il colore dell'aurora in un esametro dattilico o scandagliare per 25 pagine i pensieri di un bambino che nel letto, al buio, aspetta che la mamma venga a dargli il bacio della buonanotte. Doti o capacità fuori dalla norma presuppongono che sia stata sottratta energia ad altri ambiti della vita. Allen Shone. Benvenuti a questo nuovo episodio di Sfogliando qua e là. La frase che vi ho appena letto è la dedica iniziale del libro di cui ho intenzione di parlarvi oggi. Il libro in questione è Quiet, il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare. L'autrice è Susan Cain, l'edizione è Bompiani e l'anno di edizione è il 2012. Prima di tutto un breve cenno sull'autore. L'autore è appunto Susan Cain, una giurista americana laureata all'Università di Princeton e poi anche alla Harvard Law School, che ha lavorato per moltissimi anni come legale e consulente per aziende multinazionali a New York. Ma la cosa più importante da dire di Susan Cain è che è un'introversa e questo suo essere introversa l'ha portata con gli anni ad allontanarsi dal suo lavoro legale e alla ricerca sempre più profonda delle ragioni dell'introversione e dei metodi di interazione degli introversi nel nostro mondo fatto a misura di estroverso, nelle sue parole. Questo quindi l'ha portata all'indagine sociopsicologica e alla scrittura. Dopo 5 anni ha edito questo suo primo libro, appunto Quiet. Qual è la tesi alla base di Quiet? La tesi della Cain è chiaramente che il mondo è suddiviso in 2 macrogruppi afferenti alla personalità. Ossia, la nostra vita non sarebbe condizionata solo da razza, genere, sessuale e luogo di origine, ma anche dalla personalità. In particolare i 2 macrogruppi in cui la Cain suddivide l'umanità sono gli introversi e gli estroversi. Utilizza 2 termini, appunto introversi ed estroversi, che possono essere facilmente comprensibili a tutti. Più che altro sono dei termini che si riferiscono a degli stereotipi che sono chiari alla mente del lettore. L'estroverso è quella persona che ama stare in mezzo alla gente, ama la socializzazione, il rapporto con il gruppo, le presentazioni ufficiali in pubblico, ma soprattutto che trae godimento e gratifica da situazioni nelle quali si espone in prima persona. Al contrario, l'introverso, un riflessivo, un solitario, una persona che ama le situazioni in gruppi più ristretto e che nelle situazioni di gruppo, nelle situazioni per esempio di dover parlare in gruppo, si trova più in difficoltà ad esprimere la propria opinione. Dall'analisi della Cain emerge anche però che la suddivisione tra introversi ed estroversi non è così facilmente, così nettamente definita. Infatti non solo esistono varie categorie di estroversi e di introversi, proprio perché anche il contesto sociale in cui siamo inseriti, piuttosto che le nostre esperienze di vita, la nostra famiglia, l'educazione e molto altro, possono andare a influire in maniera più o meno preponderante sulla nostra indole e sulla nostra personalità. Ma anche perché ci sono tutta una serie di meccanismi psicologici per i quali un introverso può fingersi estroverso e un estroverso può fingersi introverso a seconda della situazione nella quale si trova a dover operare, del contesto nel quale è situato e delle necessità pratiche che la vita gli pone davanti.
Certo è che il mondo, soprattutto il mondo occidentale, quello in cui siamo inseriti oggi, è un mondo a misura di estroverso, soprattutto un mondo nel quale impera l'ideale dell'estroversione, il mito dell'estroversione, un mondo che tende a premiare gli estroversi in quanto tali, a discapito a volte di persone introverse che potrebbero, senza grossi sforzi, se non quello di avere l'opportunità di esprimere al meglio le loro opinioni, la propria personalità, potrebbero migliorare la situazione in cui ci troviamo. Quindi quello che la Kane auspica e consiglia è quello di cercare di creare un nuovo equilibrio nel quale entrambi i macrogruppi, entrambe le personalità, gli introversi e gli estroversi possano esprimersi al meglio e dare il proprio contributo al miglioramento della situazione nella quale si trovano. È innegabile, infatti, che la nostra cultura è una cultura basata sulla personalità, nella quale l'immagine che si trasmette agli altri, la capacità di sedurre, la capacità affabulatoria di parlare in pubblico e di convincere gli altri delle proprie idee, risulta fondamentale. Trasformarsi in qualche modo in venditori in grado non solo di piazzare un qualcosa, un prodotto, ma anche di piazzare se stessi. Cosa che naturalmente riesce più facile alle personalità estroverse, più difficile, a volte quasi impossibile, agli introversi che patiscono questa situazione nella quale il fascino dell'estroverso è preponderante, in un mondo in cui la pubblicità e le immagini di seduzione sono tutto. La nostra cultura ha fatto della vita da estroversi l'unica virtù. A forza di scoraggiare il viaggio interiore e la ricerca di un centro, abbiamo finito per perderlo, il nostro centro. E ora dobbiamo metterci di nuovo a cercarlo. Anaïs Nin. All'interno di Quiet, Susan Cain analizza appunto il problema dell'interazione tra estroversi e introversi in una serie di 11 capitoli che alternano studi scientifici, teorie scientifiche, riportano risultati di ricerche ed esperimenti condotti in passato e nel presente e una serie di casi tipici di esperienze personali dell'autrice o di persone con cui è entrata in contatto, di storie che ha avuto modo di ascoltare da altri medici, da altri esperti del settore. La Kane invita il lettore a non guardare all'introversione come a una malattia da curare, bensì come a un diverso modo di intendere la realtà, di vedere il mondo, di interpretarne gli stimoli. Auspica una possibile convivenza tra introversione ed estroversione che sarebbero in grado, nel momento in cui si riuscisse a trovare una situazione ottimale per entrambe, di controbilanciarsi l'un l'altra per risultati assolutamente ottimali. Ipotizza ad esempio quanto sarebbe potuto succedere durante la crisi di Wall Street se fosse stato concesso maggior spazio anche a leader introversi, ricordando chiaramente che un mondo come quello della finanza attuale dà molto più spazio a leader estroversi in grado di vendere e comunicare. Ho trovato il testo della Kane estremamente interessante, pieno di spunti di riflessione, di grande saggezza e con esperienze raccontate, studi condotti e teorie molto, molto interessanti. Sicuramente un libro che consiglio, tanto agli introversi quanto agli estroversi o a quelle persone che ancora non sanno come classificarsi, se rientrare negli introversi o negli estroversi. Sappiate che esistono anche delle fasce mediane di introversi ed estroversi. Che sia un introverso tu stesso o un estroverso che ama o lavora con una persona introversa, ti auguro di ricavare un beneficio profondo dai concetti che ho esposto in questo libro e che in sostanza si riducono a questo. L'amore è essenziale,
La socievolezza, un optional. Abbi cura di chi ti è più caro e vicino. Lavora con colleghi che stimi e ti sono simpatici. Tra le nuove persone che incontri, cerca quelle che potrebbero ricadere nelle precedenti categorie o delle quali gradisci la compagnia fino a se stessa. E non preoccuparti di dover socializzare anche con gli altri. I rapporti umani sono sempre fonte di gioia, anche per gli introversi, ma ricordati di privilegiare la qualità rispetto alla quantità. Il segreto della vita è mettersi nella giusta luce. Per qualcuno sarà quella dei riflettori di Broadway, per altri quella di una lampada da tavolo. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio di Sfogliando qua e là e vi ricordo che il volume di cui abbiamo parlato oggi è Quiet, il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare, di Susan Cain, edizioni Bompiani 2012. Alla prossima!